Avevate ragione voi, Sergio finalmente lo ha fatto. Cosa? Mi ha portato ieri a teatro a vedere il musical. Non ci posso credere. Sì, ho capito, ma che cosa c'è di così straordinario, scusate? Il musical proprio li odia, dice che non li sopporta, quindi lo ha fatto solo per me. No, dai, che bello. Io penso che quest'uomo meriti in brindisi. Sì, dai, ci sto. Allora, va bene, a tutti d'accordo. Gli uomini che stanno a corteggiarci, con passione e con eleganza. E bravi. Sì, brave, eh? Brindate senza di me. Ho capito, però è una volta puntuale. Bere, 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 provali. Sì, però sei arrivato nel momento giusto, scusa. Versa, però. Versa sto prosecco, va. E adesso stavo dicendo a tutti gli uomini che scelgono di amarci. E a noi che ce li siamo scelti. Perché esistono. Occhio, occhio, occhio. Hai visto che è stato avvistato un altro esemplare, era ora. Sapete che domenica io ho dormito fino alle 11? Stavo dormendo, sento dei passettini, apro gli occhi, non c'era Giacomo con un vassoio. La colazione e un mazzettino di margherite per me. E poi dopo? Dopo un'ora di grattini. Scusa, ma tutto questo i bambini dove li hai messi? Lavati, vestiti e spediti dalla suocera. Carino! Poi secondo me aveva qualcosa da farsi perdonare. Anche se fosse, lo perdonerei, perché dopo 10 anni di matrimonio essere così carino. E allora lo vogliamo fare un brindisino agli uomini che si mantengono freschi nel tempo? Sì! Occhio, 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 occhio. Però io adesso vorrei dire una cosa seria. Che cosa facciamo per il tuo compleanno? Giusto! Ci si vede, eh? Certo. Sì, qualche idea? Eh? No. Io dico beauty farm tutta la vita, spa per tutti. Sì, bello, siete bravo. Però tu i bambini li hai sistemati? Sì, 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 mi dico male, figurati. Pazzesco, avete più complicità ora che siete divorziati che quando stavate insieme. Sì, è vero, guarda, ormai lui è proprio il mio migliore amico, anzi, proporrei un brindisi a quel gran fico del mio ex pessimo marito. Ottimo padre, però. Cinci. Oh, ma scusa, ma cos'è che ci devi dire stasera di così importante? Oh, prega che sia la notizia dell'anno, perché io per venire qua ho disdetto un appuntamento col dentista. Ma non ci sei andata ieri dal dentista, scusa? Guardalo, amore, ma io non ho detto il mio dentista. Ho detto un dentista. Perché quindi finalmente è una cosa serissima, no? Seria, serissima, scherzi. Sì. Alleluia. Certo, mamma mia, malfidata, è seria. Volta, vi ho già detto che ha 26 anni. Ma lo vedi che storia di Michele? Dentista 26 anni. Specializzando. No, aspettate ragazzi, ma come è andata a finire poi con Giulio? Ah, guardate, lasciate perdere, un disastro. Ma come, scusa, ma dicevi cioè che era così carino, ti ha presentato la famiglia, tutti gli amici. Vabbè, la fai raccontare? E niente, l'altra sera non mi organizzo una cena a sorpresa. Poi a un certo punto mi prende e mi fa, io sono un egoista, però per quanto io provi un sentimento fortissimo per te, non potrei mai amarti più di quanto amo me stesso. Quindi? Quindi aggiunge, scusami,
Ma io non voglio negarmi il diritto di essere felice. Eh no. Ah. E che come avrebbe concluso sto vigliacco? E ha detto, quindi ti prego, fammi essere felice tutta la vita. Sposami! Film, ma che bello! Un genio. Ma io la tachicardia, ma è bellissimo! Che carina! Sì. Che bello, magari. Lo facciamo un ultimo brindisi all'amore? Dottore, possiamo smettere di fingere? Voi non state fingendo. Voi state semplicemente provando a immaginare una vita felice, una vita con un compagno affettuoso, premuroso, una persona che vi voglia bene. È quando uscite da quella porta che dovete smettere di fingere che vada tutto bene. È la cosa più importante. E ecco.